IBAM Bologna e Radio Bologna presenta. Gioca Paola, mi sembra di vedere come se i Queen si esibissero, dove ci sono dei grandi solisti e un grande performer che si esprime secondo il suo talento. E credo che noi dobbiamo essere consapevoli di questo, che abbiamo tanti solisti che sanno suonare in modo incredibile all'interno del campo e un performer che forse non ha nessuno al mondo, che è in grado di esprimersi a dei livelli assoluti. Siamo in attesa, fiato sospeso, anche dentro noi. O fuori. Incrociamo il dito anche dentro o fuori. È dentro! È dentro! Pizzica la riga, la battuta di Ivan Zaitsev. 122 km all'ora. Bogers per Bausch, il muro dell'Italia, Cristina Chirichella, un grande muro che ci dà il 24-22, due match point per andare a Tokyo. Isias la palla altissima, Maxi Colace, Giannelli la salva, Osmani Mattone la taglia e trova una palla fantastica, l'Italia è a Tokyo, doppietta azzurra perché prima le ragazze e adesso questi fantastici, pazzi, azzurri hanno tirato fuori una prestazione meravigliosa, l'Italia è a Tokyo. Attenzione, no, è Bonu, salta, Bogos salta, il tocco c'è. Voglia di Volley e Volleyball.it presentano We Will Tokyo, lo speciale olimpico in onda tutti i giorni per raccontarvi l'avventura a Tokyo delle due nazionali. Ed eccoci amici, ben ritrovati. We Will Tokyo, lo speciale olimpico di Voglia di Volley in collaborazione con Volleyball.it, e ci avviciniamoci sempre più ad ore di quarti finale in arrivo qui. Per medaglie continuano ad arrivare, pomeriggi di agosto bellissimi, parleremo di questo e di tanto altro, ma soprattutto di tanta pallavolo. Buongiorno a tutti, buongiorno Marco. Buongiorno a tutti. Lunedì 2 agosto, anche data un po' particolare per noi a Bologna, ma soprattutto si inizia a fare sul serio. Ci saranno i quarti di finale, però Matteo, prima di parlare di addentrarci un po' nelle partite del weekend, possiamo spendere 20 secondi su quanto è stato bello il pomeriggio di ieri, di quei 10 minuti del doppio ora dell'atletica di ieri. Ho ancora i brividi, un'emozione. Direi che sì, sono stati, come tanti l'hanno definiti, dei minuti storici probabilmente. Chi ha avuto la fortuna di seguirlo, insomma, va bene che era domenica, però non tutti mai hanno avuto la possibilità in quel momento di esserci, seppur a distanza. Insomma, siamo sicuri che appunto sono una porzione di tempo che non andrà dimenticata. Vorrei sapere anche cosa ne pensa Luca Muzzoli. Buongiorno Luca, buongiorno, buonanotte anzi. Ciao Luca. Non lo so perché l'Italia ha giocato alle 4 del mattino e siamo svegli da quel momento e dobbiamo ancora finire il turno di lavori qui in fabbrica per volleyball.it. Ci sono le rotative che vanno, bisogna stare dietro la catena di montaggio come faceva Charlie Chaplin. Allora, ieri, piccolo aneddoto personale, adesso faccio un po' così, piccola marcord. Io nell'87 scrivo di atletica leggera e ho iniziato a scrivere facendo giornalista per l'atletica leggera, perché uno zio mi ha portato al campo atletico e mi ha detto devi scrivere di loro, perché di loro, ahimè, non scrive nessuno. Quindi io ho iniziato lì, 85-86, i miei primi articoletti erano una roba impresentabile rispetto a quelli attuali, che lo sono altrettanto. Quindi. Però nell'87 era Roma il Mondiale, e ragazzi, vedere ieri, ho visto Carl Lewis, Ben Johnson, il dopato, Edwin Moses, questa gente qua, ma ieri avrei pagato per essere in quello stadio in quel momento, in quel quarto d'ora, perché bastava poi quello, avrei pagato oro per essere lì in quel quarto d'ora, e una roba storica. Sì. Oggi condona Buosi la voglia di parlare di atletica leggera in un programma di pallavolo, perché questa è storia. Ieri abbiamo visto la storia, se voi guardate gli ultimi vincitori dei giochi olimpici, cioè l'ultima bandierina, Jacobs, Italia, cioè per me i 100 metri poi sono la storia
dello sport, di questa disciplina. Quindi, insomma. Proprio anche nelle stesse Olimpiadi, no? Come Dante, come hanno detto anche gli atleti, i nostri ospiti, insomma, è un po', no, se no la manifestazione clou comunque è una di quelle che ha più riflettori puntati. Ecco, quindi, assolutamente. Quello... io tutti i giochi che ho fatto fisicamente presente ai giochi, tutta la sala stampa, tutti i giornalisti, tutto si fermava per i 100 metri, tutto. Io mi ricordo le precedenti mie esperienze olimpiche, tutto, qualsiasi cosa. Tu sei al villaggio olimpico, sei al campo da beach, mi ricordo gli ultimi ero al campo da beach e tutto si ferma per i 100 metri. Ieri il mondo si è fermato per un 100 metri italiano, una roba meravigliosa, veramente meravigliosa, da brivido. E vi dico una roba, due cose, spero che il buon Adinolfi tiri Iassa anche per la pallavolo da qui alla fine settimana, perché dopo quello che ha detto ieri pomeriggio, dopo due ore dal suo ultimo tweet dove attaccava Malagò perché l'Italia non fa medaglie, ne abbiamo vinte due d'oro, quindi io spero che il buon Adinolfi adesso dica qualcosa contro la pallavolo dicendo che è uno sport da fighetti, qualsiasi cosa. Io spero che lui adesso prenda Twitter, lo apra e inizi a scrivere le peggio cose sul volley. E poi spero. Beh, andiamo a stuzzicarlo a questo punto. Ah, adesso così mai gli mandiamo un tweet subito per stuzzicarlo, tipo gna gna gna, una roba del genere. E l'altra cosa che spero di vivere domenica, perché soltanto domenica potrei rivivere un'emozione forte come quella di ieri. Domenica e con questo sabato e domenica. Io spero nel weekend di poter vivere un'emozione forte come quella di ieri, soltanto nel weekend, nelle ultime gare dei tornei olimpici, potrei rivivere un'emozione forte come quella di ieri. Ho detto tutto. Sì, diciamo che sono tanti piccoli pezzetti di storia, Luca, che volevo sapere, se no, appunto ti fanno aumentare l'attesa ancora di più, no? Sembrano quelle volte che dici potrebbe sembrare tutto contro di noi, delle volte che dici sta andando tutto per il verso giusto, pensi che gli atleti in quel momento, in quelle sedi vere e proprie si carichino, come poi magari è anche stato proprio per Jacobs, insomma, che era a distanza appunto di Tamberi, magari si è tutti lì, c'è anche quel qualcosina in più da dare, ecco. Ah, non lo so, io quando parti i 100 metri, che c'è ancora Tamberi che sta mezzo festeggiando il suo oro e rimane lì sulla pista ad aspettarlo, sono proprio quelle coincidenze astrali che io non so, e guarda, in un momento come questo non vorrei fare il giornalista, ma vorrei essere uno sportivo vero, perché secondo me soltanto loro sanno che cosa significa e deve essere un'emozione veramente unica. E sì, spero che Osmani, Simone, Ivan, domenica, sabato loro sabato, perché le donne ci sono domenica Paoletta e compagnia, insomma, spero che possano vivere anche loro queste emozioni, perché io penso che salterei dalla poltrona, dal divano, non so se riuscirei a lavorare in quel momento lì, sarebbe veramente drammatico. Credo da giornalista, Luca, ti dicono abbiamo goduto, va detto, la più grande impresa sportiva italiana di sempre, questo ci puoi dire tu? No, questo no, perché guarda, io credo che ogni persona che vince una medaglia come quello, vince un mondiale, è per lei e per chi gli sta intorno una grandissima emozione. Anche il mondiale di Formula 1 con Schumacher e gli ori mondiali della generazione di fenomeni. Ma guarda, secondo me no, cioè è sicuramente di un'intensità unica, questo sì. La più grande no, perché secondo me bisogna dare poi onore a tutti quelli che fanno sacrifici e sport e arrivano a quei livelli lì, ma anche a quelli che non ci arrivano, perché poi penso che per uno sportivo poter dire ho fatto le Olimpiadi sia veramente il massimo. Ma forse è troppo inaspettato. Però è un giudizio personale, rispetto a Enrico che ha questa opinione, io penso che lo sport sia bello tutto e chi vince una medaglia olimpica è top. Sì, appunto, abbiamo vinto mondiali di calcio, abbiamo vinto mondiali di atletica, mondiali di volley, mondiali di altri sport, ne dimentico tantissimi, la Simeoni quando volava, cioè Cova e Antibo, i mezzofondisti non nell'atletica per restare lì, insomma ne abbiamo avuti veramente tanti, ecco, veramente tanti, quindi sono tutte imprese, ecco, certo, due concentrati insieme così rimangono comunque nella storia, cioè io credo che come ci si ricorda di altre date, credo che il primo agosto del 2021 ce lo ricorderemo per sempre. Ecco perché vorrei ricordare anche il 7 e l'8. Ecco, esatto. Speriamo di ricordarne tante. È chiaro che fa specie proprio la scena appunto della manifestazione dei 100 metri, no? Dove sappiamo, appunto, manifestazione unica. Tutto ciò che è successo subito dopo, post la vittoria di Tamberi, a pari merito appunto
col rivale, ma poi amico, no? Abbiamo letto qualcuno di retroscena che magari non segue tutto, non sapeva si fossero tenuti, si fossero supportati, si fossero dati manforti in momenti di difficoltà, poi vanno a condividere un oro in tutto ciò, anche appunto nel momento dove abbiamo tirato fuori il gesso col roll to talk, cioè erano tutte quelle scene, forse anche per quell'intensità che magari verranno, verrà ricordata questa data in più, sperando naturalmente ricordarne altre, anche perché sì, qui avevamo il sottotitolo data storica per l'atletica, ma non è questa voglia di atletica, ma è voglia di volley, ci siamo concessi però naturalmente qualche minuto per... Di buono c'è che gli ascoltatori hanno iniziato senza di noi, vedi quei commenti, intanto loro sono andati con voglia di volley. Giusto, perché certo che siamo anche reduci siamo... da una amara sconfitta con gli Stati Uniti, quindi c'è un pochino di... Sì, sì, Luca, facciamo un po' il punto magari per chi giustamente poi ci segue lunedì, ma magari non segue le partite perché sono rari strani. Noi eravamo rimasti, insomma, l'Italia maschile doveva scendere in campo contro l'Iran, è quella partita ormai, sembravano passati anni da quella partita dove l'Italia appunto ha vinto poi 3-1 e poi ha fatto il suo dovere, diciamo, contro un modesto Venezuela. Quindi possiamo dire comunque che l'Italia maschile ha chiuso il girone, appunto la qualificazione, in crescendo e prendendo un po' di fiducia. Possiamo dire che la femminile ha fatto esattamente il contrario, secondo te, data appunto la sconfitta anche di questa notte, dopo quella con la Cina? Sì, quantomeno per quello che riguarda noi che la vediamo da qua, nel senso che noi adesso stiamo iniziando a preoccuparci, due sconfitte consecutive, era l'Italia spacca tutto di Egon e compagnia, ci aspettavamo probabilmente di arrivare all'8 di agosto senza aver perso neanche un set, ma questo non è lo sport, non è così, ci sono gli avversari, peraltro la cosa più bella da un punto di vista sportivo è che ci sono gli avversari e anche quelli che non hanno più niente da chiedere al torneo, tipo la Cina, già eliminata, si è presa il lusso, si è presa tutto lo spazio che voleva, ci ha battuto, ricordiamoci che sono campionesse olimpiche in carica, quindi non sono le ultime arrivate, però non avevano quasi niente da chiedere a questo torneo, salvo forse il rispetto per se stesse, per tutto il lavoro che hanno fatto in questi mesi, e in campo hanno dato tutto quello che dovevano e ci hanno battuto. Oggi sconfitta con gli Stati Uniti, che dopo Thompson hanno perso anche Poulter, quindi hanno perso la diagonale titolare palleggiatrice opposta, entrambi infortunati, la prima era già in tribuna, la seconda è finita su una sedia a rotelle per una distorsione alla caviglia, una distorsione abbastanza violenta peraltro, quindi nonostante non avesse la diagonale principale, gli Stati Uniti ci hanno regolato con una bella sconfitta, ci hanno tenuto lì un attimo, però quello che hanno detto le nostre azzurre e anche il CT a fine partita è tutta un'analisi, un discorso su questa partita che guarda i quarti di finale, del tipo arriveremo ai quarti arrabbiati. L'unico gap che ci porta ora, che ci ha portato a questa sconfitta, è quella di aver perso il primo posto, quindi oggi avremo anche il sorteggio, dovremo subire il sorteggio nel pomeriggio al termine dell'ultima partita, che è Brasile-Kenya, come ieri c'è stato quello italiano. Ci aspettano sulla nostra strada o la Corea di Lavarini, e probabilmente tutti stanno sperando che sia così, o la Serbia per quella che è una rivincita della finale mondiale anticipata ai quarti di finale, in una sfida che sarebbe subito da dentro fuori molto molto intensa, e forse una sfida dove speriamo che l'Arabia, di cui ha parlato Massanti oggi, o quello che dice Silla, che cercheremo di far vedere il nostro potenziale nei quarti, lì speriamo di metterlo in campo, speriamo che basti. Senti, sui ragazzi invece cosa ne dici del sorteggio? Possiamo dire che poteva andare peggio? Poteva andare peggio, però i quarti detto di finale... che va giocato tutto, non vogliamo mai dire niente. Sicuramente poteva andare peggio, però ricordiamoci che insomma l'Argentina alla fin fine non è arrivata lì per caso, ha fatto signori risultati, e in più l'Argentina ha un vantaggio per certi versi, è vero che noi la conosciamo, ma loro conoscono noi, perché molti di quei giocatori fanno il bello e cattivo tempo del nostro campionato, e poi dopo volevo anche tirare le orecchie a Giulio Velasco, che ieri ha confessato in Rai che l'opposto che ora l'Argentina ha trovato, che le sta facendo fare un po' la differenza, l'ha scoperto lui anni fa, era un posto 4, l'ha inventato opposto e adesso questo fa i buchi per terra. Era forse l'unico ruolo che negli anni l'Argentina aveva, dai tempi, da qualche anno, insomma da qualche tempo, non aveva un opposto di ruolo così pesante, adesso l'ha trovato, e quindi domani sarà battaglia vera, se non ricordo male alle 10. Sì, domani è stato un altro motivo della mia grande gioia, oltre all'avversario, vedere l'orario della partita, perché insomma così possiamo godercela comodamente, oltre che ad un orario diciamo adatto al fuso orario italiano e non a quello di
Tokyo, ma così potremmo anche commentarla domani, dalle, non lo sappiamo, insomma, da fine partita in poi, più o meno, dovrebbe essere verosimilmente al solito orario, così questo possiamo anticiparlo. Ci saremo, sarà un po' spartita, sarà un po' spartita, diciamo, dove non ci dovremmo essere svegliate alle 4 come qualcuno di noi questa notte, eccetera, eccetera, quindi insomma dai, andiamo a vedere. Ti chiedo, Luca, anche un pensiero su Mazzanti, visto che ce l'avevano suggerito le ascoltatrici, criticano, tra virgolette, o comunque mettono un po' in evidenza alcuni aspetti, tutti contro Mazzanti, si fa fatica a capire le sue scelte, risate per errori, eccetera. Ma tu che dici, guarda, ti leggo qualcun altro così ti metto tutti insieme. Secondo me non sono tanto le sconfitte, il modo in cui si perde, 35 errori, punto debole, magari appunto tornare alla questione palleggiatrice, non palleggiatrice, non avere la Gennari, quindi un cambio magari specializzato più ricezione, a discapito di una follia che non può giocare, che anche questo poi comunque è da dimostrare. Che ne dici, Luca? Beh, sì, l'analisi di Martina fatta adesso con il senno del poi, a convocazioni fatte, a partite giocate, è centrata per certi versi. A tratti c'è mancata la ricezione, allora viene da dire perché abbiamo lasciato a casa la Gennari, però le convocazioni si fanno in un altro momento e nelle prime tre partite magari tutti questi dubbi non li avevamo avuti. Sul discorso dei sorrisi, io credo che sia il modo di comunicare che ha Davide con queste ragazze. Io noto che in tutti i time out la prima cosa che dice è che va tutto bene, anche se magari abbiamo appena subito una serie di punti. L'approccio è questo: va tutto bene, però questo possiamo farlo meglio e ricordiamoci di fare questo. È il suo modo di comunicare con la squadra, e credo che anche i sorrisi facciano comunque parte di questo modo di comunicare, detto che hanno ribadito tutti dopo la partita di oggi che hanno bene in testa che sono qualificate ai quarti già da due partite, quindi tutto sommato hanno rimandato, diciamo, il momento degli esami, dei giudizi severi alla prossima partita del 4 di agosto, e anch'io credo che sia giusto per questa squadra parlarne dopo il 4 agosto. E di tornei con squadre che hanno vinto tutte le partite e poi sono tornate a casa ai quarti, sono piene le fosse, se non ricordo male forse anche noi a Barcellona le avevamo vinte tutte, poi alle 10:30 del mattino in un torneo che ancora non prevedeva nemmeno i due punti di vantaggio nel tie break, gli olandesi ci ha rimandato a casa con, se non ricordo male, un 17-16, una cosa del genere, insomma. Penso sempre anche al mondiale italiano, io quello più recente, dove insomma che il girone avevamo asfaltato chiunque per poi uscire nella Final Six senza neanche vedere probabilmente palle, facendo 20 punti il massimo nei set che contavano. Sul mondiale italiano c'ho un'altra idea, però, che è quella che tutto il cammino dell'Italia, come si fa un po' nella pallavolo, purtroppo, per certi versi, no? Non essendo un movimento grande come quello, faccio un esempio calcistico, dove tu puoi organizzare la finale mondiale in Brasile senza Brasile, lo stadio è pieno e tutto il mondo ti segue. Nella pallavolo si cerca sempre di portare, fra virgolette, la squadra di casa più vicino possibile agli ultimi giorni di manifestazione, perché altrimenti si rischia veramente che ci sia un calo di attenzioni e di ritorni di presenze. La formula del mondiale italiano, come quello di tutti gli altri mondiali nel passato, un po' ovunque, e con queste Final Six aveva un percorso dove tutto sommato, se posso dire la mia, spero che nessuno si offenda, l'Italia ha giocato due partite vere e sono state quelle di Torino, e ahimè lì li ha perse tutte e due. Il percorso precedente era soltanto quasi un trasferimento, ecco, onestamente, per formula e per avversari. È chiaro che appunto dimmi, vai. Cioè, l'unica cosa che mi trovo d'accordo sul commento di Martina di prima, per sapere una tua opinione, Luca, era il fatto di essere stati molto fallosi. Effettivamente è stato tanti errori nella partita di ieri. Sì, tanti sì. Io sui tanti errori, poi insomma dopo lì diventa una questione tecnica, adesso ovviamente stavamo anche analizzando proprio la questione di quanto possa essere una sfida importante prima di essere valutata, no? Quindi come non bisogna dare troppo peso a chi magari appunto supera un girone a punteggio pieno senza faticare e dopo insomma deve giocarsela completamente, neanche in caso di due battute d'arresto come insomma ha avuto l'Italia, magari possono essere giudicate come le sfide che conteranno davvero. L'unica cosa che dispiace, penso questa all'unanimità, è che comunque vada un primo posto è stato, possiamo dire in maniera vera e propria, è stato proprio buttato a casa, perché ce l'avevamo già in mano il primo posto nel girone. Poi è chiaro che comunque il quarto di finale va giocato e andrà giocato ad ogni modo. A questo punto attendiamo il sorteggio atteso, dicevi Luca, nel primo pomeriggio.
Sentici, prima di andare appunto col nostro ospite, ci girano una domanda. Ci chiedono insomma, se Zaitsev gira oppure che possono mettere Vettori direttamente. Speriamo che stia meglio. Osman infinito, ma dobbiamo giocare da squadra. Ieri Zaitsev ha pubblicato un simpatico video dove porta lui la borsa di Tamberido, quindi dove i due scherzavano insieme. Te lo chiedo così, Luca, la portava con la destra o con la sinistra la borsa? Guarda, il video l'ho visto, ma era molto molto sgranato, non ci ho fatto caso, onestamente. Spero che Ivan... cioè, purtroppo Tamberi non potrà portare la borsa di Ivan e quindi fare lo scambio delle situazioni, perché adesso Tamberi andrà sicuramente a Casa Italia a festeggiare questa medaglia e quindi dopo per regolamento non potrà tornare al villaggio olimpico, anzi avrà 3 giorni per tornare in Italia, per lasciare il Giappone, per tutte le normative Covid, questa genere qua, nel momento che esce dalla bolla 3 giorni deve ritornare a casa, quindi Tamberi non potrà rifare il favore a Ivan e spero che da un punto di vista simbolico prima o poi qualcuno lo possa fare. E non lo so, non ho guardato con quale mano l'aveva, però sorrideva e quindi questo fa sperare che domani Ivan sia al suo posto. Credo che comunque questa Italia in campo al momento abbia bisogno di lui come titolare. Bene, posticipiamo alcune delle altre domande che sono arrivate, magari le teniamo per dopo perché abbiamo già tenuto in attesa abbastanza. Un grande ritorno a voglia di volley, sì, un altro che di Olimpiadi se ne intende, appunto, capitano a Rio 2016. Torna a trovarci Lele Birarelli. Ciao Emanuele, buongiorno. Ciao a tutti. Ciao Emanuele, buongiorno. Ciao Luca. Ti chiediamo come stai, solita domanda anche di questo periodo. Come guardi le Olimpiadi, se vai di replica o di dirette con conseguenti occhiaie? Ma no, dai, ci sembri piuttosto in forma. Tutto come va, dai? No, sì, sto guardando sicuramente quelle della mattina, del primo pomeriggio un po' di più, e le altre esatto, in replica o qualcosa di simile. Oppure mi informo guardando i tabellini, così. Ho visto un paio di partite di notte, ma non so, mi ero svegliato e a quel punto me le sono guardate, però... Non ho puntato la sveglia, ecco. Qualcuna di notte è accettabile, di più diventa un problema, se no dopo si finisce ad avere il fuso orario di Tokyo senza neanche essersene accorti. È un po' un peccato che sia il fuso orario così, ma è normale, dai. Senti, abbiamo detto anche ai nostri ascoltatori prima che magari sono ricollegati, parlavamo appunto di 100 metri, salti in alto, eccetera. Questa è ancora voglia di volo, promettiamo. Poi parliamo anche di pallavolo, ma ieri per caso eri davanti alla TV in quella fascia oraria tra le 14:30 e le 15. Sì, beh certo, dai, come tutti, anche se non ero a casa, alla fine ero in compagnia e qualcuno si è collegato e veramente è stata una cosa incredibile. Irripetibile, ovviamente, anche il fatto della vicinanza delle due medaglie d'oro così importanti, penso che è stata una cosa che mi ha stupito molto. Come una cosa che mi ha stupito, insomma, davvero tanto, è stato il fatto dell'oro in coabitazione, insomma, dell'esequo. Oggettivamente non sapevo la regola, ma come forse tanti, perché anche i commentatori avevano dei dubbi, la guardavo su Discovery e forse non si era capita questa cosa. E ho sentito anche poi Yuri Keki nella sera, aveva un pochino tirato fuori in una trasmissione la stranezza di questa cosa, perché in altre discipline questa cosa non è prevista, però devo dire che è stata una bella cosa, sicuramente particolare. Mi sono fatto anche delle domande, sì, avessi fatto la stessa cosa, poi la risposta l'ha data un po' Tamberi, dicendo che ha accettato di non andare allo spareggio, tutti e due hanno accettato di non andare allo spareggio perché comunque c'era un passato, un'amicizia, e veramente andare a scegliere di scontrarsi per avere un oro da soli era una cosa che non volevano fare, insomma. Però il fatto che abbiano scelto, che ci fosse questa possibilità, ecco, degli atleti di scegliere come far finire è stato veramente strano. È veramente stato il destino che ha voluto questo, che tutto il percorso fosse uguale, quindi poi potessero andare allo spareggio e che la regola prevedesse questa cosa e che loro erano amici, quindi veramente una pagina di sport unica. Sì, la leggenda vuole che si fossero un po' anche supportati nei momenti dei rispettivi infortuni, direi 2016 appunto, Tamberi 2018 il suo avversario catariota. Ma appunto non abbiamo affrontato anche questa questione qui, di questo, diciamo, sospetto forse è la parola giusta, di questo curioso, per chi non è del settore come noi,
questo curioso non spareggio che poi appunto non si è disputato. Il cronista Rai invece sembrava un po' più avere in mente la questione, che continuava a dire poi vedremo se ci sarà bisogno di spiegarlo, vediamo se ci sarà bisogno di spiegarlo, però il gol invece era stata un po', l'hanno preso un po' di sorpresa. No, Franco Bragagna sulla Rai lo sapeva e l'ha spiegato in diretta correttamente. Perché appunto diceva se ci sarà bisogno, cioè anche prima che ci arrivasse, ma se continua così vedremo, poi se dovrò spiegare appunto il... Però la particolarità è che hanno fatto proprio lo stesso percorso netto, altrimenti non ci sarebbe stata questa possibilità, doveva essere tutto pari per poi andare ad avere un exequo, quindi forse sono un po' marcati anche con le stesse misure, con le stesse cose insomma che hanno portato fino agli ultimi salti. Questo appunto per quanto riguarda la spiegazione tecnica, anche per quanto riguarda la spiegazione, diciamo, etica, è appunto curioso a prescindere che si, intanto che sia prevista e poi che comunque due atleti accettino di farlo. Bene che c'era anche un legame particolare, non so Luca, te l'aspettavi una scelta del genere? No, onestamente no, però dico mannaggia che magari non l'hanno magari chiesto anche a noi della pallavolo in qualche occasione, tipo ad Atlanta 96, Italia-Olanda, volete l'oro insieme? Oppure ad Atene, oppure a Rio nel 2016. Avremo tre ori in cassaforte, avremo risultato anche noi come Tambieri ieri, che a un certo punto è stato con un grillo. A me sarebbe piaciuto tantissimo, però è una particolarità, probabilmente lo stesso percorso, le stesse misure, insomma, ha consentito questo e alla fine non è stato neanche brutto, soprattutto non è stato brutto per la storia che hanno questi due ragazzi insieme, che hanno passato le stesse vicissitudini, insomma, una bella storia di sport anche quella, dai. Beh, allora Emanuele, partiamo con le domande di volley, facciamone una facile, torni a, cos'era, agosto 2016, tu e tra l'altro eri capitano, quindi chiedono ai capitani se si vogliono accordare, cosa fai? No, ma la pallavolo non esiste questa cosa, non c'è chiaro, motivo nella natura del gioco, quindi ovviamente non esiste, si accetta che ci sia un vincitore e un perdente, quindi questa questione non si pone, non riesco neanche a pensarci, comunque siamo abituati a giocare a giocarsela tutta, insomma, per vedere chi è stato più bravo in quell'occasione e qualcuno gioisce, qualcuno meno. Senti, di questi giochi che ne dici e in generale che sensazioni hai sugli azzurri e sulle azzurre? Ma allora, guarda, le mie sensazioni parlando di maschile sono positive. Insomma, io sono fiducioso, adesso non so i pronostici, chiedermi come andrà, come non andrà, è difficile, è un gioco che non mi piace neanche molto, però ho visto sicuramente una squadra in crescita, ho visto che abbiamo diverse risorse che possono anche entrare in corso, quindi insomma forse rispetto al passato vedo anche una possibilità di cambiare qualcosa nel momento in cui ci sarà bisogno delle partite decisive in corsa e possono fare bene, perché comunque hai tutti gli schiacciatori che possono entrare a fare qualcosa, hai praticamente due posti, hai anche due palleggiatori, perché non più Carlo Berto è anche entrato, ha fatto già diverse partite, quindi se ci fosse bisogno potrebbe essere pronto e diciamo caldo per giocare, anche i centrali hanno praticamente ruotato tutti, forse a questo punto del torneo può essere il nostro punto di forza anche, quindi in generale la squadra è cresciuta, qualche difficoltà c'era da metterla in conto e ovviamente poi i conti si fanno alla fine, noi abbiamo scelto di prepararla in questo modo qua, cioè di non andare alla UNL, di lasciare i ragazzi ad allenarsi, sì. Ovviamente ci stava che questa scelta portasse ovviamente del giovamento, ma anche potesse avere dei rischi come un po' tutte le programmazioni, perché non è che ce ne sia una giusta o una sbagliata, a meno che insomma, poi uno non ragiona a posteriori e fa i conti alla fine. Insomma, abbiamo visto gli Stati Uniti, purtroppo per loro sono già fuori e avevano fatto tutta una programmazione e oggettivamente non sono arrivati benissimo, non stavano arrivando molto bene. Poi ovviamente i motivi non li so e lo sanno solamente loro che erano lì all'interno. La prossima partita degli azzurri sarà quella davvero decisiva, insomma, tante volte che i quarti
di finale sarebbe via di questa Olimpiade. Non possiamo nasconderci che come sorteggio non ci è andata affatto male. Se non ho sentito l'ultima parte della tua domanda, ma la domanda credo di averla capita. Allora, guarda, sicuramente, allora, innanzitutto il quarto di finale si sa benissimo, è la gara crocevia di tutto, no? Io ho vissuto diverse esperienze con questa formula del torneo, fai molte, molte partite, poi alla fine è quella un po' che anche la gente si ricorda, è quella che fa la differenza tra, tra un'Olimpiade così così e invece toccare quasi lì, lì la medaglia con le mani, o perlomeno col pensiero. E quindi insomma nella mia precedente esperienza diciamo che a Rio per noi andare così bene nel girone avevamo poi beccato l'Iran, oggettivamente eravamo più in forma, forse eravamo anche un po' più, più avanti a, a livello di gioco e fu un quarto di finale in cui io mi ricordo entrammo convinti di poterlo di vincerlo, ecco, senza presunzione, però oggettivamente giocavamo davvero molto meglio. In passato però comunque non era stato così nelle mie due precedenti esperienze, a Pechino vincemmo 3-2 con la Polonia, 16-14, non so, partita durissima, men che meno a, a Londra dove da quarti nel girone beccammo gli Stati Uniti che erano primi e vincemmo 3-0, veramente con un risultato super inaspettato. Quindi, insomma, poi questo quarto di finale alla fine c'è da giocarlo. Sei favorito, non sei favorito, è andata bene, è andata male, non lo so. L'Argentina, se è lì, c'è un motivo. Hanno sfoderato nel momento più importante della, se vogliamo, forse di questo gruppo, perché poi è un gruppo che gioca insieme da non so quanti anni, insomma, da quanti anni che vediamo De Cecco, Conte, Solé, Sestetto, quello lì. Tranne l'opposto che è giovane, insomma, però per il loser, però insomma il fulcro sono loro che si conoscono da quando sono bambini e per l'ennesima volta hanno la possibilità di, sono a un passo lì dall'arrivare a grande risultato, perché già a Rio avevano sfiorato la semifinale giocando un bel quarto di finale andando fuori per poco. Quindi ovviamente non si può sottovalutare nessuno e sono in forma, giocano bene, ci sarà da fare attenzione. Sì, ne abbiamo parlato tante volte dell'importanza delle sfide da dentro fuori, quelle che contano davvero, però poi bisogna arrivarci, no? Perché sennò si rischia naturalmente di dire sì, adesso usando quelle partite che contano ci arriviamo in forma e poi uno dopo rischia di fare, tra virgolette, la fine degli Stati Uniti, che magari hanno pure partiti benissimo contro la Francia, sembravano aver fatto una gran prestazione, Francia invece che al contrario partita malissimo, poi si era ripresa, quindi insomma abbiamo visto anche ufficialmente ancora una volta che fare calcoli serve a poco. Puntare al primo posto del girone naturalmente serve, in dei casi può aiutare a dare un sorteggio migliore, in altri casi come la Polonia magari poi si arriva prima e becchi comunque la Francia, che insomma è una formazione abbastanza scomoda, ne abbiamo viste di tutte. Luca, ti chiedo, insomma, oltre ad averne viste tante, si avvicina un altro quarto di finale, che ne dici di questo incrocio con l'Argentina, squadra contro cui abbiamo disputato tra l'altro le nostre direi uniche due amichevoli a Latina prima delle Olimpiadi, quindi squadre che comunque si sono viste, si sono già studiate. Sì, vabbè, adesso ormai studiarsi queste squadre qua non è neanche tanto in due amichevoli che lo fanno, ma si conoscono molto molto bene a livello proprio di anche scout statistici e poi anche di tipologia di gioco, cioè come gioca De Cecco lo sanno tutti in Italia, quindi Chicco avrà, che tra l'altro adesso, detto come ho detto, Chicco è l'allenatore di De Cecco nel club, quindi insomma si conoscono veramente tutti. Quella di domani sarà la classica partita, come ha detto Velasco, da una parte c'è la mamma, da una parte c'è la moglie, no? Quindi insomma per Giulio domani è una partita così, e conoscendo questi ragazzi è un po' così anche per noi, cioè è un derby è sentitissimo, poi c'è questa anima latina con gli argentini che ci ha sempre unito nella storia, mille storie legate a mille sport diversi, insomma in Argentina c'è tanta Italia, quindi è veramente un derby. Sul sorteggio, sì, beh, meglio, probabilmente meglio l'Argentina che non il Brasile, quantomeno perché mentalmente almeno il Brasile è un po' più tabù, almeno io la vedo così,
e insomma se posso affrontarlo un po' più in là sono contento, ecco, diciamo così. Poi l'Argentina secondo me si è guadagnata però tutto il rispetto che le compete per i risultati che ha fatto in questo torneo, comunque ha chiuso terza, neanche quarta, perciò cioè, non è stata neanche proprio l'ultima che si è qualificata di quel girone, un girone che era molto molto complicato e dove alla fine qualcuno come anche a Rio ci ha lasciato le penne, insomma, perché a Rio ricordiamoci che il Canada spaiò il girone con Brasile e Francia, che è l'ultima giornata della pool, giocarono alla morte per entrare e per uscire, e la Francia ebbe la peggio. Questa volta c'è stato, l'Argentina ha spaiato forse le attese, le previsioni, e gli Stati Uniti hanno avuto la peggio. Quindi, insomma, se sono lì un merito c'è, quindi non è sicuramente una partita da sottovalutare. E i ragazzi Birra, come credi che se la vivranno? Appunto, magari molti si conoscono, potevano non essere la squadra, insomma, che si aspettava più di tutti di arrivare lì, quella che forse aspettavamo meno anche noi di incontrare. Poi, classica situazione dove magari dici il sorteggio comunque è stato positivo, però poi la partita c'è, cioè, da andare a giocarle, anche se ci dai qualche, tra virgolette, chiave un po' tattica della partita. Se hai visto qualcosa in generale, insomma, hai visto qualche lampo di parete, tanti tanti tra primi tempi e pipe, insomma, invece ecco, piacciono. Sì, guarda, allora i ragazzi si conoscono davvero molto molto bene, però devo dire che l'Olimpiade, magari in altri tornei capita anche spesso, stai in uno stesso hotel, magari capiti in ascensore insieme, fai due chiacchiere, sei molto vicino e magari dopo un paio d'ore giochi insieme, giochi contro, scusami. L'Olimpiade, dai, queste cose si mettono un pochino da parte, secondo me c'è anche un po' più di attenzione, poi 5 minuti di parole si fanno, però davvero la posta in palio alta, sei molto focalizzato a passare del tempo con il tuo gruppo e senza guardare tanto chi è di là, però è chiaro che le due squadre si conoscono molto bene. Io l'Argentina, guarda, l'ho vista molto bene in ricezione personalmente, però quando mi è capitato di vederla poi non le ho viste tutte le partite dell'Argentina, perché no, altrimenti dovevo passare 15 ore al giorno davanti alla TV, sì, però sì. Visti che tenevano molto bene la ricezione con Danani, che in quel fondamentale è veramente, veramente uno dei top. E ho visto Facundo Conte, secondo me, in attacco meno esplosivo di quando era un po' più giovane. E quindi tu lo noti meno, però devo dire lo vedo un po' più consapevole dei suoi mezzi, proprio maturo, un giocatore maturo, insomma, nella gestione dei colpi, nella gestione della battuta, anche nel fondamentale di seconda linea, insomma, un giocatore diverso, ma che forse riesce a dare nel complesso qualcosa in più adesso che quando era ragazzino, che era già, insomma, fortissimo, era, tutti ne parlavamo come un fenomeno. E va bene, Luciano lo sappiamo, mi sembra che abbia proprio la squadra in mano e fonda il suo gioco ovviamente sul giocare molto, molto, molto contro il muro avversario, e quando ricevono bene contro di lui è difficile per tutte le squadre del mondo. E Sole al centro molto forti, perché vabbè, se va in attacco bisogna marcarlo molto molto attentamente, soprattutto aiutare con i nostri posti due, quindi palleggiatore e quindi Simone o Ivan, chi ci sarà per loro, devono dare una mano lì, però Luciano lo sa e giocano una palla molto veloce in posto 4, quindi un po' la sfida tattica è quella lì, nel come marcarli a muro. E ho visto che tante squadre ovviamente quindi seguivano molto e lì da quella parte, perché sia Loser che Soleil giocano una set, una doppia C, e il gioco in posto 4 comunque è importante, soprattutto con Conte, e quindi ovviamente dietro si lascia un po' strada libera a questo posto che comunque sta facendo molto 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 bene, anche per via di questa chiave tattica a mio avviso. Però anche quel ragazzo l'ho visto bene anche sulla pala alta, insomma, sicuramente è uno che non ha paura, gestisce molto molto poco i colpi perché vuole essere molto aggressivo e tira forte. E, insomma, quello che mi auguro come chiave tattica parlando è una panoramica, poi magari... Anzi, beh, no, vedere anche come potrebbero, tra virgolette, contestare un po' gli azzurri questa supremazia, o comunque certo il buon livello che si è visto appunto al centro o dietro, diciamo. Cioè, come faranno anche gli azzurri secondo te?
No, allora, secondo me quello che un pochino, diciamo, mi tranquillizza, tra virgolette, secondo me soffiamo le squadre che battono molto molto bene e loro magari rispetto ad altre nazionali non hanno tantissimi battitori su cui dobbiamo fare davvero davvero attenzione, dobbiamo essere attenti però non dobbiamo averne paura, insomma, e questo fa sì che ho fiducia che il nostro cambio palla comunque possa funzionare bene. Insomma, poi di più non voglio dire perché magari subiamo 15 ace e domani sono qui con le mani nei capelli, però se devo fare una panoramica e vedere com'è la partita, il punto è che anche loro mi sembra che stiano ricevendo bene, poi quindi con De Cecco e questi attaccanti di cui abbiamo parlato, comunque anche tra Poglaken e Palacios, l'altro schiacciatore, comunque riescono sempre a tirar fuori una buona partita, poi si stanno alternando molto. Ecco, dobbiamo stare attenti, difendere anche perché sono magari dei giocatori che ogni tanto vanno difesi, non sono murati perché comunque giocano molto molto veloce, essere un po' attenti sul gioco sporco, quindi non tanti mani out ma pallonetti spinti perché Facundo ne fa tanti, Poglaken idem, al centro ogni tanto qualche pallonetto viene fuori che forzano un pochino il gioco, quindi ecco, anche la difesa deve essere bella pronta, a mio avviso, un passettino avanti per aspettarsi queste cose e poi ogni tanto prendersi qualche pallonata alta, diciamo così. Sì. Sul cambio palla dell'Argentina sono molto d'accordo, insomma, stavano ricevendo molto bene, con un pareggiatore del genere fare cambio palla con palla in testa è piuttosto facile. E proprio questo volevo chiederti, invece l'Italia non è partita benissimo nella fase di battute e muro, sono stati molto molto fallosi in battuta nella prima partita, adesso sembra che stiamo un po' meglio, secondo te è una questione di partita nella partita o ci voleva un po' per rodarsi visto che appunto era molto tempo che non giocavamo? Allora sì, sono d'accordo, sicuramente non sono i due fondamentali che abbiamo fatto meglio, sicuramente anche una questione individuale, no? Ovviamente abbiamo messo un altro battitore al salto che è Galassi e quindi abbiamo alzato un pochino, diciamo, il livello di rischio però anche di sopportazione, no? Di questo voler essere aggressivi con un altro battitore, però l'ho visto anche lui molto in crescita, Gianluca, perché poi questo fondamentale è andato sempre sempre meglio, quindi ok. E Ivan idem, insomma, sta cercando di tirare fuori il massimo da un fondamentale che per lui è importante anche per prendere l'energia diciamo positiva che poi lo possa portare anche ad attaccare bene, quindi perché no, siamo ancora in una fase in cui secondo me diciamo meglio provare a prendere, diciamo, ritmo, fiducia e non cominciare a rallentare, ecco, il colpo solamente per metterla di là, perché poi magari non ci ritorni più, no, a certi standard se cominci a pensare che devi tirare più piano per non sbagliare, quindi secondo me a questo punto è giusto giocarsela così, continuare a essere aggressivi perché il livello sarà sempre più alto e poi come sempre insomma, è una frase che non vuol dire niente però i conti si fanno alla fine, ecco, perché comunque buttarla di là con il livello che ti aspetta adesso sarà difficile. Per quanto riguarda il muro per quanto riguarda il muro è vero, possiamo fare un po' meglio però insomma ci sono anche gli avversari sicuramente non battendo troppo bene anche lì abbiamo preso poco ritmo, perché magari sai anche per i centrali, comunque anche per una banda, diciamo un laterale, ogni tanto avere la possibilità di scegliere il tempo, scegliere la zona, sapere dove va la palla, toccare, cominciare a toccare qualche palla, così aiuta. Invece quando vedi sempre il gioco veloce davanti, sei sempre un po' in ritardo, sei sempre prima in difficoltà sulla scelta, no? Da fare, o sulla lettura del gioco, ecco, più che scelta, sulla lettura del gioco, la palla la tocchi poco e magari anche il muro vincente arriva un po' a fatica, però insomma le potenzialità le abbiamo, non credo che siamo una squadra con dei veri punti deboli a muro, quindi si tratta solamente di avere un po' più di concentrazione e anche puntare molto su quel fondamentale lì, no? Perché si parla sempre ad esempio della difesa, ma ad esempio no,
è chiaro che difesa uno deve avere anche le energie e la volontà di mettere l'attenzione su quel fondamentale, perché tante volte uno comunque spreca, usa tanto della sua energia in una partita per battere bene, per attaccare bene, ci sono dei giocatori che fanno proprio fatica a essere anche molto aggressivi anche su quel fondamentale, non dico che sia giusto, però capita anche questo. Luca? Emanuele, ne approfitto, ti voglio chiedere una cosa, vista la tua esperienza. Domani giochiamo con l'Argentina, l'Italia è partita a giocare queste Olimpiadi con Anzani e Galassi, adesso ha trovato spazio anche Piano. Tu chi schiereresti al centro domani, viste le caratteristiche dell'Argentina e le caratteristiche dei ragazzi, visto che tu il ruolo lo conosci? Sì, allora, difficile ovviamente da dire, mi fa una domanda proprio complicata, poi... Cioè, non vorrei mai mettere in panchina uno di questi ragazzi che conosco molto bene, di cui sono amico, quindi... A pari merito, so, tutti e tre a pari merito. Non lo so, lo sa Chicco, perché, non lo so, era, prima partita penso che era partito Matteo, no? Dopo si era messa un po' così da subito, quindi era entrato Anzani, ha fatto bene, poi si è meritato, però Matteo, oggettivamente quando è entrato, ha fatto bene, quindi... se mi parli proprio di accoppiamenti, non lo so, è chiaro, no, che Matteo Piano a Muro ti dà un po' di centimetri in più, ti dà un po', comunque è il suo fondamentale, diciamo la verità, e quindi oggettivamente se abbiamo bisogno di un po' di back point, Matteo ci può aiutare. Se abbiamo bisogno di cambio palla, c'è qualche rotazione che in effetti abbiamo, a mio avviso, dobbiamo stare attenti, dobbiamo uscire anche con i centrali e quindi magari in quella situazione là Chicco reputerà che ci serve l'attacco, magari anche con qualche primo tempo buttato dentro dai tre metri, ed è una cosa che magari Simone Zanelli può fare con Simone Anzani. Ecco, c'è un po' da capire questo, perché Galassi sicuramente in cambio palla è una bella uscita. In attacco è in formissima, la prende veramente alta. Simone gliela dà proprio quasi, non la gioca sulla, cioè lui è molto veloce perché ha il braccio veloce, ma la palla prima di salire sa proprio una palla bella perché Gianluca è super in forma e quindi ci serve molto per uscire da certe situazioni di cambio palla. Stiamo a vedere, mi fa sorridere pensare appunto a Galassi, che comunque era sì tra i probabili titolari o comunque anzi tra i probabili convocati, e invece adesso è diventato praticamente un punto fisso. Insomma, gli auguriamo, diamo in bocca al lupo a lui e a tutti gli azzurri per la partita di domani. Ricordiamo alle 10 Italia-Argentina a ruota, appena finirà la partita speriamo, insomma, speriamo vada naturalmente per il verso giusto, noi saremo comunque in onda al termine della partita. E andiamo a vedere, ragazzi, è arrivata la partita che conta, il famoso quarto di finale di cui parliamo da settembre, tutte le volte che si nominano le Olimpiadi. Ti chiedo, Emanuele, un commento anche sulle ragazze. Abbiamo detto lì di un primo posto tra virgolette buttato, detto poi che invece sono arrivate le sconfitte contro la Cina, che ok che non aveva nulla da chiedere, ma formazioni di tutto rispetto, e poi comunque questa notte contro gli Stati Uniti comunque si giocava al primo posto e sono tra le formazioni più forti comunque del panorama, quindi non è stato buttato contro nessuno, ecco. Tu che ne dici del percorso che hanno fatto le ragazze, insomma, se poi all'appuntamento che conta si faranno trovare pronte? Ma guarda, allora, un po' ovviamente questa sensazione che mi auguro non abbiano le ragazze, però magari un po' più all'esterno di una situazione che era partita molto bene e adesso crea qualche difficoltà, ovviamente chiede, cioè la richiesta che penso stia facendo anche Davide Mazzanti, ovviamente di prendere energia positiva da questa cosa e non prendere insicurezze, non chiedersi ma come mai eravamo partiti così bene e come mai adesso invece abbiamo fatto fatica, perché... Che era quello appunto che sembrava, no? Che quello che sembra che siano più o meno detti, come appunto ci dicevamo prima. Sì, cioè devono diciamo trasformare tra virgolette queste difficoltà come anche in uno stimolo positivo, perché anche un percorso netto, un percorso così positivo comunque dava delle insidie poi nel momento in cui giocavi una partita dentro o fuori, quindi bisogna essere bravi, ma lo staranno sicuramente facendo tutti quanti, anche nello staff e le ragazze, a non farsi condizionare troppo dal percorso, perché comunque si andava molto bene, lo si andava con qualche difficoltà, poi la partita andava giocata con tutto quello che avevi nel migliore dei modi.
e quindi poi alla fine cambia relativamente. Ecco, l'importante è come reagisci a quello che ti succede, secondo me, più che quello che ti succede. Quindi se queste difficoltà mettono dei dubbi o delle insicurezze, ma come mai, o perché non moriamo, non riceviamo, facciamo troppi errori, questo forse è il rischio più grande. Invece se si prende quello che è successo per quello che è, cioè una partita in cui magari non hanno giocato come avrebbero potuto, però da cui prendere qualcosa di buono, poi al quarto di finale ci arrivano comunque con le stesse capacità e possibilità di vincere. Guarda, Lele, prima che entrassi in tua trasmissione ci chiedevamo se il fatto di essere già qualificata al quarto di finale potevano aver fatto prendere un po' sotto gamba le ultime partite del girone e se potesse essere valutabile quindi come prova. Allora non lo so, non male difficile. Io non credo che abbiano perso un pochino di aggressività per questo motivo qua, perché comunque avevo letto che l'obiettivo era quello di arrivare primi nel girone. Magari nel loro caso questo sapevi che poteva un pochino fare la differenza nell'accoppiamento del quarto, e quindi lo sai che poi, quando qua ci stiamo a dire che alla fine della partita è da giocare, però se sai che questo ti può avvantaggiare molto per entrare in zona medaglie, quindi non credo che abbiano sottovalutato nulla, semplicemente insomma hanno anche incappato in una partita non semplice. Dal punto di vista tecnico-tattico non so giudicare benissimo, perché mi manca un pezzo di partite che non ho visto, quindi non è facile. Comunque ho visto una squadra sempre aggressiva, che magari è incappata in qualche errore di troppo, però voglio dire, bisogna anche giocarle a viso aperto le Olimpiadi, non è che puoi giocare pensando alle efficienze varie che poi... chi guarda le statistiche valuta, no? E quindi insomma mi metto anche nei panni delle GONU, che ovviamente il suo stile di gioco è quello. Già faccio fatica io quando la vedo giocare, capire quando decide di gestire, sì, il corso, sì, quando è il momento. Così lei mi verrebbe da tirare sempre tutto no? al massimo. Poi come si vede, insomma, come ho letto, come anche avrà visto anche lei dalle statistiche, un pochino l'efficienza è abbassata perché è incappata in qualche errore murata, però voglio dire, meglio così che cominciare a fare i pallonetti quando la situazione non lo richiede, perché comunque non la vince l'Olimpiade con quell'atteggiamento lì, e quindi meglio passare adesso da quelle difficoltà per poi arrivare a 14 pari che hai la mente libera per tirare forte. E speriamo che quei sorrisi che magari hanno fatto arrabbiare qualcuno anche di coach Mazzanti poi servano a trasmettere quella tranquillità nei momenti che contano, nei momenti che conteranno. Ricordiamo domani alle 10 il maschile Italia Argentina, oggi pomeriggio. Ma questa, scusami se ti trovo per quasi due minuti, questa mi sembra proprio una cioè, poi non l'avevo letta proprio, però ne ho sentito parlare da voi. Cioè, sì. Se la gente da casa, cioè, tu diciamo accetti quella tranquillità che magari sì, che può trasmettere un errore con un sorriso di un allenatore. Da casa penso che il modo giusto di allenare o di fare coaching sia dopo un errore arrabbiarsi, voglio dire che siamo proprio all'ABC insomma, lo sa benissimo chi fa l'allenatore cosa serve per far sì che dopo sicuramente un errore la palla dopo tu possa performare meglio o peggio di quanto hai fatto prima, e sicuramente arrabbiarsi o dare parole alle proprie giocatrici e giocatori non è detto che sia la cosa giusta, poi ci può stare, ma non è sicuramente lo standard da cui si parte. Diciamo che i tempi di Carpo sono un po' superati, ecco. Come Luca, scusami? I tempi di Carpo sono un po' superati, che offendeva le sì, insomma, dai. Era un altro dai, periodo sì, storico, sì. Però. E poi comunque ogni allenatore ha il suo gruppo e sa come parlargli, come arrivare a toccare le corde giuste. Certo, sono d'accordo, ovviamente fermarsi
all'urlare, qualcuno ha tirato 10 metri fuori, quindi siccome hai tirato 10 metri fuori devo urlare ancora più forte, se avessi sbagliato solamente di un centimetro mi sembra riduttivo, ma sembra anche abbastanza palese, ecco. Sì, adesso è qualcosa magari che si è visto in giro, poi non vogliamo neanche dare troppa attenzione, magari qualche episodio che poi rischi di essere frainteso e ingigantito, è chiaro che sono le tipiche cose che possono venire fuori solo dopo una sconfitta, tanto per andare a cercare qualcosa, che poi si può anche perdere magari che ha sbagliato un po' l'approccio, si sono fatti tanti errori, si andrà a valutare perché, ma a valutare il perché sarà proprio la persona che in quel momento stava in questo caso sorridendo, quindi... No, ci affidiamo a Davide come ci siamo affidati fino adesso. A mio avviso vale un principio, no? Anche quello della coerenza, nel senso nessun giocatore vuole un allenatore che sorride quando si vince e si arrabbia quando si perde, piuttosto il contrario, cioè, mi continuo ad arrabbiare quando non stiamo quando mi arrabbio quando anche le cose, il risultato va bene, ma perché c'è una situazione magari che io, che il gruppo sapeva di non dover accettare, e quindi mi arrabbio perché non c'è stata attenzione su quella cosa, ma non farsi condizionare dal risultato, perché questo non serve. Emanuele, noi ti salutiamo, tra un po' salutiamo anche tutti i nostri ascoltatori, intanto ti ringraziamo per essere stato qui con noi, averci dato un po' di testimonianze, chiavi tecniche di partita, eccetera. Ti chiediamo anche se ci vuoi lasciare, se ne hai un qualche aneddoto delle tue appunto esperienze olimpiche, qualcosa magari anche che ti rimanda al villaggio olimpico, che verosimilmente sarà molto molto diverso da come da quello che hai lasciato tu l'ultima volta. Sì, no, beh, ovviamente no, di tanti e non ci sarebbe tempo adesso, però ovviamente l'esperienza del villaggio è bella, è speciale, non so precisamente com'è la situazione quest'anno perché ho sentito i ragazzi ma non nei dettagli, insomma, di queste cose, e quindi quest'anno gioco forza è un po' così, però devo dire che da quel punto di vista l'esperienza delle Olimpiadi è unica. Ho visto qualcosa, sono imbattuto in qualche social video in cui i ragazzi tifavano tutti insieme gli altri italiani. Questo è un ricordo che ho anche io, perché comunque nei momenti di pausa sei coinvolto anche in quello che fanno gli altri, perché magari li hai visti un paio d'ore prima in ascensore, stavano andando a giocarsi la loro medaglia, e quindi si è comunque una sola delegazione, una sola spedizione, e di contro una sola emozione, no? Per gioire anche delle medaglie, dei risultati altrui, e questo è esattamente quello che abbiamo fatto anche nelle volte precedenti, tifando dall'appartamento, tifando mentre si fanno i massaggi o le terapie, guardando gli altri italiani, insomma, questa è una cosa molto molto bella. Dai, speriamo che quel supporto non venga meno, appunto i ragazzi si trasmettano tutta questa carica. Ragazzi, noi, anzi Bira, ti salutiamo, poi salutiamo anche tutti i nostri ascoltatori, grazie, ti rispettiamo molto presto. Grazie a voi, ciao a tutti. Ciao. Grazie appunto Emanuele Birarelli. Luca, ci salutiamo anche te, ci salutiamo anche noi, leggevamo solo qualcuno dei commenti, grande occasione l'Italia ha perso, ora si rischia di beccare la Serbia, eh sì, il problema è proprio questo, ci scrive Eli, staremo a vedere, tanto prima o poi no, qualcuno ci toccava. Pensi che a Belgrado hanno detto, mannaggia, ci tocca beccare l'Italia. Esatto. Sì. Vero. C'è chi scrive troppo carico su Gonu, mettiamo Indre, stiamo a vedere, è chiaro che insomma si diceva anche di, nonostante molti errori, Gonu comunque lasciato in campo, quindi è lasciata comunque a scontrarsi con un momento di difficoltà. Ci davano anche un'interpretazione fatta con noi che siamo giornalisti, no, intanto noi non siamo giornalisti, cioè io e Marco no, lo è Luca, quindi la domanda la giriamo volentieri a lui. Fino a 3 giorni fa Jacobs lo sapevano in 100 chi era, ora tutta Italia, non solo, ma poi questo penso sia anche un bello dello sport, no, che un risultato possa darti. Le Olimpiadi servono anche per questo. Sì. Anche roba a sensibilizzare sugli sport magari meno seguiti, che vivono principalmente di quello, adesso non faccio riferimento ai 100 metri, ma più in generale, e a quelli che dicono invece che Tamberi doveva giocarsi l'oro e non accettare un pari merito, ricordo che era una gara di salto. Bene, ma qualcuno ci sarà stato, sicuramente, figuriamoci. E se lo perdi, detto che il regolamento te lo permette, detto che sei arrivato lì senza fare un errore, io, ma chi me lo fa fare? Scusate. Cioè. Non mi sento di dire niente, infatti, guarda. Infatti Thomas dice, perché, ricordo cioè... che era una gara di salto in alto e non una gara ad eliminazione, quindi insomma. È vero, tra l'altro.
se il regolamento lo permette, i due atleti che peraltro hanno tutta questa storia alle spalle hanno accettato questa cosa, e ricordiamoci che fra, che ne so, fra due giorni già non si ricorderà più nessuno del pari merito, si ricorderanno tutti e solo, e si parla solo di Tamberi, medaglia d'oro alle Olimpiadi, pari merito. Anche perché se guardate le esultanze di Tamberi non mi è sembrato un'esultanza molto democratica, dire vabbè ho patteggiato, mi accontento dell'oro condiviso. Direi che sì. Si è cancellato 5 anni alle spalle molto molto duri in un colpo solo, e meglio di così non poteva andare. Per i ragazzi, insomma, attenti a Mendez, che è uno dei migliori allenatori al mondo, abbiamo bisogno anche noi di un opposto del miglior Colaci. In tanti ci chiedono, ci parlano dell'opposto, ma naturalmente ci auguriamo che Ivan stia bene, in caso contrario, insomma, in bocca al lupo anche a Luca Vettori. Dopodiché, appunto, altra domanda, non i risultati preoccupano, ma le dichiarazioni dell'allenatore e delle ragazze, che vedono una crescita costante alle loro partite, insomma, questo poi magari è una crescita anche del lavoro magari, tecnico, che vengono affrontate le gare, non è solo una crescita di punteggio. Magari anche una voglia di esorcizzare delle sconfitte che non erano attese, e si cerca di trovare qualcosa a cui aggrapparsi mentalmente per non vederla troppo negativa, insomma, soprattutto perché le dichiarazioni poi delle ragazze e anche del tecnico sono sempre fatte a caldo, nel giorno di riposo non li si sente mai e non parlano mai, perché comunque con tutte le restrizioni che ci sono non si può andare al villaggio olimpico a fare interviste, quindi tutto quello che dicono viene detto a caldo, pochi minuti dopo la sconfitta o la vittoria, quindi va in un qualche modo, secondo me, un po' filtrato, un pochino così calmierato, perché insomma non è proprio... Magari non pensano esattamente tutto quello che dicono, o non tutto quello che dicono è quello che vorrebbero dire o quello che pensano in quel momento. C'è l'adrenalina in corpo, e insomma, si cerca magari così di stemperare la delusione, si dicono cose che forse non combaciano al 100% con la realtà dei fatti, però diamogli tempo, io penso che se ne parlerà domani. Anzi, sì. Tra 2 giorni, chiedo scusa. Sì, ma ormai abbiamo perso i tempi, i giorni sono stati persi. Ogni tanto noi ci proviamo a ricordare qualche partita, ce l'abbiamo segnata, così ricordiamo domani Italia-Argentina alle 10. Farei comunque anche i complimenti a Lupo e Nicolai, che hanno superato la coppia polacca agli ottavi questa mattina e affronteranno coloro che insomma vanno affrontato il giorno invece Rossi e Carambolo, ovvero appunto i Catarini, che mi dicono essere molto molto quotati. Oggi c'era anche la Pellegrini a tifar per loro, quindi c'era Maragò, c'era la Pellegrini, ha portato bene. Se non ricordo male sono nei primi due del ranking, poi ci perdoneranno, che insomma sì, il World Tour, sì assolutamente, coppia quotatissima. Però comunque è una interessante. Del Qatar, del beach volley è esploso da quando ci sono andati degli italiani a lavorare in Qatar nel beach volley catarino, a livello di federazione, di organizzazione, tutto. Quindi c'è anche lo zampino italiano anche lì. Dovunque. Marco, stavi dicendo? No, stavo dicendo che è stata veramente una bella partita, divertente. No, nulla di più, era solo un commento anche un po' inutile, se vogliamo, però mi ha divertito molto. A me diverte invece quando guardo le partite di Lupo Nicolai, che partono spesso, cioè sono spesso, è già capitato sotto 3-0, magari loro tranquillissimi come se nulla fosse, magari subendo due ace, due murate, e poi dopo insomma, vanno a giocare molto tranquillamente, insomma, fino adesso è andata abbastanza bene. Ricorderemo appunto anche i prossimi appuntamenti dell'ultima Coppa Italiana di Beach Volley rimasti in corsa. Ragazzi, direi che noi ci possiamo dare appuntamento domani, sì, al termine della partita, direi. Italia-Argentina, sì. Assolutamente, siamo in onda e andiamo a commentarle. In bocca al lupo ragazzi, Forza Azzurri. Forza Azzurri. Ciao a tutti. Ciao, buonanotte. Ciao a tutti. Buonanotte. Buonanotte.